Mosca e Parigi non sono mai state troppo lontane. Esigenze diplomatiche secolari, ma anche affari appetitosi, sono le ragioni dei sorrisi che il primo ministro francese e il suo omologo russo si sono scambiati alle Havre, nel quadro di un vertice bilaterale che ha cercato di accantonare anni di controversie e sanzioni reciproche orchestrate da Washington. La Russia resta un paese chiave per il grande capitale francese. Sullo sfondo, il nodo da sciogliere dell'Ucraina, anche alla luce dell'elezione del presidente Zelensky a Kiev. Abbiamo parlato di crisi internazionali. In Ucraina pensiamo che l'arrivo di un nuovo presidente rappresenti un'opportunità da cogliere, ma sta alla Russia e all'Ucraina coglierla. C'est la responsabilité de la Russie e dell'Ucraina di fare. Пока новое руководство, на мой взгляд, никак. I nuovi dirigenti ucraini non hanno ancora mostrato le loro vere intenzioni, per questo forse non siamo ancora nella prospettiva di ristabilire la giusta comprensione reciproca sugli accordi di Minsk, al fine di sfruttare al meglio il format Normandia per andare verso una distensione con la vicina Ucraina, ribatte il premier russo alludendo alle relazioni quadrilaterali Germania-Francia-Russia-Ucraina. Ближайшего соседа, я имею в виду, на территории Украины. Il processo di dialogo deve trovare un compromesso sull'annessione della Crimea operato da Mosca, sul sostegno di Mosca alle ambizioni separatiste di porzioni dell'Ucraina orientale, ma ci sono anche altri dossier congelati dal 2014. Sulle questioni delle profonde frizioni diplomatiche fra gli Stati Uniti e l'Iran, entrambi i leader concordano sulla necessità di lavorare per trovare un dialogo costruttivo fra Teheran e Washington. Dalle Havre, Russia e Francia puntano a soluzioni condivise.